Maurizio non può venire, ha detto che ha avuto un impegno improvviso, un po' da... No. Aspetta che ci sono ancora in mezzo. No, questo è acceso. Però che sei come il mio solito, no? Io lo si muove, grazie. Vabbè, ci conti da 1 a 10, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grazie. A posto, cos'è? Sì. Franco. Vai, inizia tu. Vado? Ma una cosa, Sergio. Dico che ti sei presentato all'inizio campionato in una splendida condizione di forma, questo forse è anche perché è il motivo per cui stai dando ottime prestazioni. Ecco, volevo chiederti, sei proprio top o vuoi ancora migliorare, sia dal punto fisico, dal punto atletico che dal punto di vista tattico? E poi sulla tattica, se mi permetti la seconda domanda. Certo, è vero ancora migliorare, non mi sento al 100% come nessuno dei miei compagni, credo. Quindi ancora non siamo al top della forma, però piano piano ci arriveremo. Per quanto riguarda la tattica, l'esterno come lo interpreti tu con Longo ha molte caratteristiche uguali o è un po' diverso a quello che è di Pasquale Marini? La differenza, perché oggi quest'anno lo rivedo, stai dimostrando più padronanza nel ruolo, soprattutto negli ultimi 20 metri quando riesci a sbrusciare e a creare occasioni per gli avversari. Quindi i tuoi compiti nel modulo tattico di Longo, ripeto la domanda, è lo stesso di quello di Marino? Diciamo che la differenza è che quando il mister Marino ha cambiato modulo, ci siamo messi a tre, io ho giocato poco e niente. Quindi quando facevo quella partita ogni due mesi per me non era facile. Per me, col fisico che ho io, ho bisogno di giocare. E per fortuna quest'anno, almeno adesso, sto avendo continuità, quindi è diverso anche per questo. Ma non mi piace fare paragoni tra l'anno scorso e quest'anno, perché ho pensato a quest'anno. Sta andando bene, mi sto trovando bene in questo modo, con il mister, con i compagni, però va tutto bene. A proposito dei compagni, un giudizio su Andrea Beretta, però dai. Un ottimo giocatore che sarà importantissimo per il Frosinone. Grazie. Roberto, buongiorno. Mi dai un giudizio, anzi mi dici tu, dal tuo punto di vista, chi è Mariano Longo? E che rapporto ha con te e con Longo? Il mister si è presentato qui motivato a mille, un grande motivatore, un martello in campo. E noi lo stiamo seguendo e già i primi risultati si vedono in campo. Roberto, livello, a livello personale, cosa chiede a se stesso per questa stagione? Credo di chiedo di giocare con tutti i calciatori, voglio fare 40 partite, so che non sarà possibile, però spero di giocarle tutte, di fare bene e portare contributo importante alla mia squadra. L'ultimo, io scuso ai colleghi, lo sai che la fantasia dei tifosi non ha limiti, tanto nei momenti felici quanto in quelli più difficili. Mi rendi che l'altro giorno ho sorriso quando ho trovato un post di un tifoso che ha scritto noi abbiamo CR3. Una cosa del genere, cosa ti fa pensare, ti fa sorridere, cosa ti viene di dire in questa parte? Sì, diciamo, qualcuno giovane non lo dice da tanto tempo, CR3 no. Fanno ridere queste cose, fanno piacere, ma cioè non li do. Fanno ridere, basta. Oh, grazie. Alessio? Buongiorno. Buongiorno. Quest'anno sei partito forte, prima Franco. C'è una motivazione particolare, cioè dentro di te è scattato qualcosa in questo nuovo anno. Mi spiego meglio. L'anno scorso Mazzotto, 2 anni fa Pavlovic, quest'anno dentro di te è scattato qualcosa di importante. Oppure è una componente lunga ha fatto quella differenza? Parto da lontano. Diciamo a me, ma tra virgolette, mi ha rovinato la partita con il Genoa della Serie A. Io ho sbagliato quella partita, ho sbagliato sui due gol e da quella partita diciamo,
il mondo Frosinone calcio un po' ma ha sottolineato che il livello non è più buono, perché ho letto, mi hanno riferito che scrivevano sempre questi, diciamo. Quando dici mondo ti riferisci a no, tutto il Frosinone esterno, tutto il Frosinone calcio. Purtroppo, con tutto il rispetto, voi giornalisti ormai siete una parte importante del calcio. Come potete far diventare un giocatore forte, lo potete far diventare scarso. Voi ormai fate pure il mercato, quindi la gente va dietro anche a quello che scrivete. Fino a quando avete scritto anche cose sul Crivello calciatore, a me non gli dava tanta importanza, perché sono uno che legge poco, ma adesso ho l'opportunità di dire che avete scritto anche cose sulla persona sbagliate, un po' cazzate, avete scritto tipo che avevo litigato con Stellone, tipo che io chiamo il procuratore perché volevo andare via. Diciamo non avete avuto rispetto a una persona, Roberto. Quello che scrivete sul Crivello, onestamente, non gli ho dato mai tanta importanza. L'unico ha avuto Pavlovic davanti, ottimo calciatore, però quelle volte che io ho giocato ho fatto bene, perciò se ho più punti che presenze, quindi quando io ho giocato in Serie A il Frosinone i suoi punti li ha fatti. L'anno scorso con Mazzotta ci siamo alternati soprattutto all'inizio quando giocavamo a 4, e anzi io mi sentivo il titolare quando eravamo a 4, ho fatto più partite se non ricordo male. Poi mi stai a Gennaro cambiato modulo e preferito Antonio e quindi io ho giocato poco. Quest'anno non è che sono cambiato io, forse magari sono cambiate altre cose, si fanno influenzare meno altre persone. Io sono lo stesso dell'anno scorso, anzi sono migliorato, perché quando non ho giocato sono cresciuto tantissimo mentalmente, perché non è facile stare fuori, però anche se con i consigli dei miei compagni più grandi non ho mollato e mi sono detto questi. Domande? Roberto, torno sul tuo stato di forma eccezionale in questo inizio di stagione. È il miglior Crivello visto qui a Frosinone? E se sì, se c'è un segreto in questo, nel Crivello di oggi, in questa seconda giovinezza, anche se sei giovanissimo, insomma, perché hai fatto benissimo sia in campionato sia in Coppa Italia che nelle amichevoli pre-campionato. Insomma, sei benissimo. Secondo te, questo è il miglior Crivello visto a Frosinone? No, non penso. Cioè, sicuramente ho fatto un buon precampionato, fisicamente sto bene, però ancora posso migliorare. Mi ricordo la partita con Lecce mi sentivo benissimo in Serie C, però sicuramente sto bene e voglio continuare su questi livelli. Roberto, mi chiedo scusa ai colleghi, le misure del campo sono le stesse da Avellino, a Frosinone, a Vercelli, a Cremone, allora quanto incide il fatto di giocare in casa ad Avellino rispetto che a Frosinone, e come si affronta la gara del Cittadella? È comunque sempre un avversario scomodo, conoscerebbe. Beh, è sempre meglio giocare in casa davanti a più tifosi, però sicuramente sono sicuro che verranno tanti tifosi lo stesso ad Avellino e si faranno sentire. Cambia il campo, perché a livello del campo sintetico come l'erba naturale è tutta un'altra cosa, però ci dobbiamo adattare velocemente, come giocheremo noi, anzi noi giocheremo in casa, perché verranno tifosi, anche gli altri saranno senza tifosi, quindi noi dobbiamo fare la nostra partita come se fosse a Frosinone. Ciao Roberto, non so se te l'hanno fatta perché c'è la domanda, perché sono arrivato adesso, ti chiedo però che cosa ha portato, la qualità principale che ha portato Longo quest'anno secondo te? Se devi dare un giudizio sintetico su questa esperienza con Napoli. Con mister lavoriamo tantissimo a livello tattico, proprio un martello, fase difensiva, linea, fase offensiva. Lavorare uno che lavora tanto e tiene tanto alla tattica. Grazie. Posso? Grazie. Grazie. Grazie.